Bella a tutti ragazzi, qui è Adumeyang e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo del pagellone di Serie B 2016-2017 e di quelli che sono secondo me i voti per tutte le 22 squadre partecipanti appunto a questa edizione della Serie B. Sono già usciti il video del pagellone della Serie A e della Premier League, se non avete visto i video andateli a vedere. Vi ricordo che le squadre non sono in ordine alfabetico, ma in ordine di arrivo alla classifica finale. Partiamo subito quindi dalla Latina, a cui do 4 perché è stata molto penalizzata dai 7 punti di penalizzazione, se no avrebbe comunque potuto lottare per la salvezza. Il Pisa, a cui do 3 perché ha avuto anch'essa 2 punti di penalizzazione, ma sarebbe arrivata ultima. E comunque era neopromossa, ma non ha cercato nulla per evitare la retrocessione, anche se è da apprezzare che nelle ultime giornate si è comunque impegnata a prendere punti. Ventesimo il Vicenza, a cui do 3 perché Vicenza è una squadra che è sempre stata in Serie B. E non doveva arrivare a questo punto della stagione rischiando la retrocessione come poi ha fatto. 19esimo il Trapani, a cui do 4 perché la scorsa stagione era arrivata addirittura terzo, primo nei playoff, poi perse la finale contro il Pescara e quest'anno si è ritrovato addirittura quasi in Serie C. 18esima la Ternana, a cui do 5, non era partita benissimo quest'anno. Nella seconda parte ha fatto punti importanti, soprattutto contro la Spal, ed è riuscita a tirarsi fuori dalla zona retrocessione e dalla zona playout. Pro Vercelli arriva al 17esima, a cui do 6, perché è una stagione anonima, se così possiamo dire, mai nella zona retrocessione, mai nella zona playoff, sempre stata lì in mezzo cercando di prendersi la salvezza il prima possibile. 16esimo l'Ascoli, a cui do 6, come il Pro Vercelli, stessa stagione più o meno, così come anche il Brescia, 15esimo, a cui do 6. 14esimo l'Avellino, anche Avellino 6 perché era partita molto bene, si sperava nei playoff, invece poi è andato calando nella seconda parte di stagione, soprattutto nelle partite in casa ha fatto pochi punti. 13esimo il Cesena, qui da 5 e mezzo perché si ci aspettava anche dal Cesena che andasse nei playoff, invece è lontano alla larga dalla zona playoff e non è riuscita a cercare almeno di arrivare in Serie A. 12esimo il Bari, a cui do 6 perché comunque una buona stagione, l'anno prossimo sicuro ci riproverà a entrare nei playoff. 11esimo Lentella, a cui do 6, ottima stagione per Lentella, secondo me l'anno prossimo potrà essere anche tra le favorite. Decima la Salernitana, a cui do 6 e mezzo, non era facile, è stata molto brava a salire la classifica, poteva quasi arrivare ai playoff, ma sarebbe stata molto difficile poi proseguire. Non il Novara, a cui do 5 e mezzo perché doveva arrivare ai playoff, invece è la prima degli esclusi. Ottavo lo Spezia, a cui do 6 e mezzo perché è arrivata appunto ai playoff, anche se poi è stata eliminata subito. Settimo il Carpi, a cui do 7 e mezzo solo perché è stata battuta poi dal Benevento e quindi non è andata in A, però comunque ottima stagione del Carpi. Certo, poteva cercare di arrivare prima del Benevento, così avrebbe avuto un grande vantaggio in chiave promozione. Sesta Cittadella, a cui do 7 perché ha fatto un'ottima stagione, è riuscita a prendersi i playoff, però poi ai playoff una partita e già era fuori. Quinto il Benevento, a cui do 9 ovviamente, il Benevento non era mai stato in B e non ci rimane, va subito in A battendo tutti i pronostici, batte il Frosinone in campionato alla penultima e riapre
il discorso playoff. Allora i playoff si fanno, il Frosinone viene battuto dal Carpi, il Benevento batte il Perugia che era arrivato in una posizione prima del Benevento stesso e si va a giocare la finale col Carpi che vince. Quarto proprio il Perugia, qui do 7,5, comunque ottima stagione, però nei playoff mi aspettavo che la finale l'avrebbe giocata lei. Terzo il Frosinone a cui do 6, stagione disastrosa a parte per il campionato in sé per sé perché comunque aveva davanti a sé l'Hellas, però comunque è stata sorpassata dalla SPAL e ha perso punti con le piccole in classifica e si è ritrovata a dover fare i playoff dove è uscita in casa contro una squadra che giocava in 9 e che col pareggio non sarebbe andata in finale. Secondo l'Hellas a cui do 8 perché torna subito in Serie A facendo affidamento a Pazzini, ma ha fatto crescere anche molti giovani. Prima la Spalla a cui do 9,5, stagione quasi perfetta. Non c'è molto da dire sulla Spalla perché davvero è stata bravissima. Anche la Spalla non andava in Serie A da 49 anni, era neopromossa come il Benevento. E penso che sia la prima volta nella storia della Serie B che due neopromosse vadano in A nella stessa stagione dopo una sola stagione. Questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!